Cittadinanza onoraria ligatese per il boemo Zdeněk Zeman, l'allenatore che ha fatto sognare per ben 3 stagioni calcistiche, ossia dal 1983 al 1986, non solo gli ultra del Licata Calcio, ma anche l'intera cittadinanza, compresa quella fetta che di calcio, come si suol dire, non è mastica. Poi i tempi passati, io purtroppo ormai parlo più dei tempi passati che dei futuri, per me il futuro è ancora importante, però quei 3 anni qui a Licata penso che abbiamo fatto bene, abbiamo fatto divertire, abbiamo costruito una squadra che tutti chiamavano Nazionale Siciliana e che ha rappresentato Licata in tutta Italia. Ecco, a proposito di futuro, lei è tornato quest'anno sulla panchina del Foggia, la squadra che, con la quale ha vissuto forse i momenti più belli della sua carriera da allenatore. Qual è l'obiettivo di quest'anno, mister? Massimi obiettivi, noi abbiamo fatto, a parte che la società è passata in ritardo all'attuale proprietà e quindi avevamo problemi di allestire la squadra, siamo riusciti grazie anche ai buoni rapporti con le società di Serie A che ci ha affidato ragazzi giovani, non si sa mai che cosa esce, anche se noi siamo convinti che hanno del talento e che possono diventare giocatori di categorie superiori. Ci aspetta un lavoro duro e la strada lunga, ma io mi auguro che questi ragazzi o con noi prossimo anno o con le squadre di appartenenza si faranno vedere che sanno giocare a calcio. Un'ultima domanda in breve, il suo 4-3-3 oltre a essere un'impostazione di gioco è anche un'impostazione di vita? Vabbè, più di gioco, io poi in vita 4-3-3 non lo vedo poco, però c'è un'impostazione che secondo me è impostazione più logica di disposizione dei giocatori in campo. Poi è normale che ogni giocatore ha caratteristiche diverse, quindi poi bisogna cercare di applicarsi e vedere quello che c'è nei compagni attorno. Possiamo affermarlo che è un pezzetto di cuore anche a Licata? Eh sì, io qua ho cominciato praticamente, anche se prima ho fatto 9 anni al settore giovanile del Palermo, ma qua ho cominciato campionati professionistici, questa squadra e questa città mi ha dato la possibilità di mettermi in mostra e diventare allenatore vero, visto che poi ho fatto anche 10 anni di Serie A, quindi se non c'era Licata forse non c'era niente di questo. Lei manca da 6 anni in Serie A, le manca il massimo campionato italiano? No, non mi manca, io attualmente sono a Foggia, sono contento di poter lavorare con i ragazzi giovani, ripeto, per me è importante creare giocatori, darci la possibilità di crescere, questo era sempre mio credo e sono contento che lo posso fare ancora. Zeman è Serie B, questo è il connubio che ha fatto sì che il Licata Calcio di quei tempi restasse vivo tutt'oggi, attraverso i ricordi dei cittadini che seguivano anche in trasferta la squadra e che tutt'oggi raccontano ai propri figli quella magica esperienza. La trasferta del Foggia in programma domani a Gela e il fatto che la squadra pugliese è in ritiro in un albergo nei pressi di Licata è stata l'occasione per rivedere colui che è stato la storia del calcio ligatese passeggiare tra le vie della città.